Vedete questa faccia? Questa è la faccia di una persona che sta promettendo che al raggiungimento di 20.000 mi piace ci sarà un nuovo episodio di Lovely Planet. Questi invece sono i 33.000 mi piace che ha raggiunto il video. Ecco, questo sono io, un altro coglione che si è appena reso conto che mettersi dentro al costume da clown per giocare a un gioco da clown è stata una pessima idea, perché ci sono 622 gradi all'ombra e sto facendo la ricotta qua dentro. Se vi state chiedendo il perché, è perché mi piace che vengano fuori dei bei video. Buona visione. Ho la vita al pomodoro. Mi pizzica la schiena. Esci da questo corpo, Stepney. Riportatemi al circo. Stefani, bentornati in questo nuovo video su Lovely Planet. Nell'episodio precedente, sinceramente, non avrei mai pensato di tornare qua a registrarlo ancora una volta, tant'è che volevo disinstallarlo dal computer. E invece no, abbiamo raggiunto 33.000 mi piace, ne avevo chiesti 20.000, quindi siamo qua di nuovo, pronti a spaccare tutto. E direi di sbrigarmi prima di autocombustionarmi qua dentro. Obbligatori però 25.000 like stavolta, obbligatori, vestito da clown, chiaro? Bravi. Siamo di nuovo qua, sinceramente non ricordo che diavolo fossimo arrivati, quindi andremo avanti a caso. Vi ricordo che loro sono gli omini buoni, non devono essere picchiati. Questi vanno uccisi, quelli laggiù che ti sparano vanno uccisi. Perfetto, l'ho ucciso. E poi si deve andare avanti, questi cosi sprofondano nel vuoto e quei cosi rossi ti uccidono. Giocando più velocemente vi renderete conto che è ancora più semplice, giocando piano probabilmente è più difficile. Non vorrete mica dirvi che ho perso una mano giocando negli ultimi 36 secondi. Sali sopra, morite tutti, grazie, no! Ho letto di persone che si sono scaricate il gioco, non fatelo! Non scaricatevelo, è pericoloso! C'è gente, c'è morta a giocare a sto robo. Non fatelo per piacere, non mi sento in colpa poi. Toh, ammazza sti sborrettini, ripulisci ogni cosa, che là dietro muori, voi morite. C'è uno là dietro che vuole uccidermi, pezzo di schifoso. Guardate là quanti sono. Che cavolo è che tira le palle rosse addosso adesso? Ehi là. Ah, si splittano un po' come su Agario. Vabbè, noi abbiamo finito il livello. In realtà sto giocando velocemente solo perché so che altrimenti muoio qua dentro, dentro questa tuta. E non voglio quando arriva la scientifica e mi trovi qua dentro, perché sarebbe abbastanza imbarazzante. Basta tirarmi i pomodori addosso. Però noi professiamo il bene, ragazzi, vedete? Siamo vestiti da clown e spariamo cuoricini. Cosa c'è di male in tutto ciò? Non dovremmo essere vestiti da clown e non dovremmo giocare a questo gioco, cosa c'è di male? Pomodoro! No! E chi non avesse visto il primo episodio vi spiego. I creatori della mappa odiano che il pavimento si sporchi, quindi quando viene lanciato un pomodoro voi dovete colpirlo al volo e non cadere nel vuoto. Mi pizzica la schiena con sta parrucca del merda. E ora ti faccio un trick shot da dietro e ti inculo. Oh mamma mia! Oh mamma mia! Uno di 20, mi sa che questo è l'ultimo livello della prima area, o almeno credo. Spero sia così. Mi raccomando, non prendere il nero. Se la mia voce a volte cambia, regolare, eh? Tutto regolare. Abbiamo finito la città, quindi possiamo passare al villaggio. Aspetta, ma io qualcosa di questo villaggio l'avevo già fatto l'altra volta. Love you, thank you so much. Allora, questo è quello che mi fa saltare. Devo andare là sopra, mi sa. Veloce, bla. Sono morto. Dov'è che devo andare? Laggiù. Vabbè, non è difficile. Eccoci, almeno non lo manchi. L'ho preso. Con quello colpisco il rosso. C'è qualcuno che mi spara per fuori. Ah, il pomodoro dietro. Non devi far credere il pomodoro. Minchia faccio. Difficilissimo. Ma sei fuori? È impossibile. Ho la vita al pomodoro. Non posso essere battuto da un giochino maledetto, ok? Quindi salta e spara. Spara lì. Preso. Sì. Ecco, ma poi sei caduto. Non sei caduto. Sono vivo. Sette. Sì. Messo tu un body. Dov'è? Dov'era quello da uccidere? Non vorrete mica dirmi che devo passare da qua dietro, vero? Eh no. Lovely Planet di sta ceppa di minchia. Lovely un cavolo, Lovely. E c'è il coso per finire, ma dicono che c'è un body. Non sarà mica il piccione. Sto cercando di controllare. Ragazzi, non c'è niente, io vado. Miss tu un beddi. Ma io ti beddo la nonna, ti beddo. Scusa, allora non li posso uccidere. Allora che cavolo vuoi? Guarda dov'è quel maledetto. Ma ci puoi credere? Lo vedete? Tutto infame. Ma che tanto ti prendo, Preso. Mamma mia, si nascondono pure adesso. Cioè, non solo prima era difficile, adesso è ancora più difficile. Morite tu. Con le eliche, no ragazzi. Next level killing. La gente che vola e mi spara.
pomodori che fluttuano. Ma questo gioco è il gioco più difficile della storia. Ma guarda, le palle per terra, le spine. Ma qui qualcuno ti vuole morto per forza, Stefano. Tutto di corsa va fatto. Cioè devi saltare, ammazzare tutti, prendere i pomodori come se tu fossi un coltivatore doc, continuare a sparare. Ma ragazzi, non posso farlo, non credo di resistere a questa tortura. Spacca per... spacca il pomodoro e muorici. E che cazzo? Prendilo! Step, secondo me ti foghi troppo a questo gioco. No ragazzi, è così, è così. Questo gioco è fatto così. Non ti permette di respirare, non puoi pensare, non hai tempo per fare le cose. Guarda, ti tira i pomodori addosso di continuo. Oh mio Dio, se ci sono buddy nascosti uccido qualcuno, eh. Mi pizzica la schiena. Dov'è il pomodoro stavolta? Là sotto, ha preso. Oh my god, super sempre. No, sono caduto. What's up? Allora, ho capito, salta, pensa a lui, poi a lui e poi al pomodoro. Bravissimo. Poi a questo dietro, vabbè, lo sciotti. L'altro pomodoro. Va là. E spacco il culo a tutti. Prendi il pomodoro. Poi penso partano automaticamente, anche se non raggiungi una certa parte del livello. Ci sono delle pergamene. Beh, che devo fare? Ciao. First person roba strana si chiamerà sto gioco. C'è gente preoccupatissima. Steppi, non farci una serie. Ma non si può fare una serie su sto gioco. Ci può fare un video ogni millennio. Se addirittura devo rimbalzare due volte. Vabbè, si stanno inventando delle cose assurde, però. No, non mi prendo. Ho preso il mio amico nero. No, le palle rosse. Tiratemi fuori da qua. Non ce la faccio più, giuro. Dai, un respiro profondo, Steph. Puoi farci. Puoi farci. Ma se il pomodoro mi colpisce, cosa succede? Non lo so. Dai, rimbalza, cazzo. Devi prendere tutto al volo. Cioè, guarda qua. Rimbalzi, rimbalzi. Spari a quello laggiù. Prendi il pomodoro. Non prendere il nero. Non prendere. Ditemelo comunque se conoscete altri giochi strani simili a questo, non nello stesso stile, comunque giochi strani da poter fare. Non prenderlo di nuovo, occhio stavolta, occhio! Il salvatore di Pimpo Pompo. E la madonna addirittura, quanti sono adesso? Il polo laggiù! Come faccio? Mi spiegate, ecco. Prendi quelli rossi normali e poi uccidi... Non voglio più giocare a sto gioco, ragazzi, serio. Seriamente, seriamente. Questo è difficile, cioè devo uccidere questi pomodori che mi vengono sparati addosso. Beccare quello là. Uccidere di nuovo il pomodoro mentre mi viene sparato addosso la sborretta rossa. Ci vuole una concentrazione da, non lo so, campionati mondiali. Secondo me i giocatori di League of Legends a livello mondiale si allenano su sta roba. Quelli di Counter Strike uguale. In tutto questo devi sperare di non colpire gli amichetti quelli blu. Vabbè, ma va a cagare. Preso, sì. Che si fottano loro. No, aspetta lui. Altro pomodoro di là. Ma dai, ma non è possibile, è tutto a tempo. Concentrazione, dai Step, ce la puoi fare. Ce la puoi fare. Bravo, ho preso il pomodoro, uccidi lui. Non prendere il rosso. Spacca quello. Spacca quello che vuole, ti spara. Non finirò mai questo livello. È veramente difficile questo, ve lo dico. È veramente difficilissimo. Non so come ho fatto a non prendere i miei amici lì. Aspetta, uccido lui. Il pomodoro. Prendo quello lì. Ma che cavolo. Vabbè. Un respiro profondo, stai. Dai, non stai neanche giocando da 20 minuti d'altronde. Tutta una questione di tempismo. Prima lui. I due pomodori qua. Vai tranquillo avanti, dai un colpetto a lui e poi inizia a puntare là. E non ce la fai mai. Come faccio? Sto facendo la pasta, sta bollendo l'acqua qui dentro. Basta. Basta. Prendilo. Sì, sì. Livelli brevi ma intensi, ragazzi, ve lo dico. Cos'è tutta sta roba per terra? Guardale, infamissime, cavolo. L'altro, quello di sotto. Dove vado qua? Dove vado? Ditemelo prima. Non me lo dicono, guarda. Non mi dicono dove devo andare. Come faccio da qua ad andare avanti? Devo salire sulle montagne. Pure, devo pure scoprire. Pomodoro, perché non è partito questo pomodoro? Il pomodoro è immortale. Ma sono caduto di sotto. Certo che dei cartelli potevate li metterli nel vostro Lovely Planet, mannaggia a voi. Ok, devo andare di qua forse. Non lo so, no, era là. Esci da questo corpo, Stepney. Ci si può fare, siamo leggermente in ritardo sulla tabella di marcia, ma ce la facciamo. E andare di qua. E però non mancare la cupolozza blu. L'altro pomodoro non so come. In tutto questo devi anche considerare che se manchi uno solo di quei cosini rossi pure fermi, ti rompono il culo. Dai, allora, polozzetto rosso, ta, becca, dai di là, vai di là, il pomodoro è partito, prendilo! Papà mia, quello che vola! No, e ora come cazzo fai? Oh, oddio che numero! Questo è MLG, ragazzi! Un like solo per questo, per fo...
Non lo voglio più fare, giuro, no, adesso sto morendo, ragazzi, qua dentro, veramente. Che cazzo la compri a fare una sauna quando hai questo costume da pagliaccio? Cavolo! Qualcuno chiami uno psicologo dopo aver giocato a questo gioco. Attenzione, warning, non giocate a questo gioco. Stepney ve lo proibisce. Oddio, sei... No! I miei amici Pingu, Pongo e Panko! È inutile mettere una musichetta tranquilla, non è un gioco tranquillo. È un gioco che scassa le palle. Non la puoi mettere la musica tranquilla. Basta, riportatemi al circo, vi prego. Riportatemi al circo! Una volta buona, regà, me lo sento. Che poi bello che ce l'avevo fatta in qualche modo prima, non so come. Ce l'avevo fatta! Io non cadere di sotto, ti prego. Sali. Ah, c'è un pomodoro da prendere, secondo me. Quello là! È quello là! Sì! L'ho preso sul gazebo. Che è sulla cima del mondo adesso? Pezzi del merda! Ma però aspetta, devo cadere sul pulsantino a tetta. E vai di là? Ed è finita? Sì che è finita! 35 minuti di registrazione. Penso che sia illegale giocare così tanto a questo gioco. Ragazzi, vi ringrazio di aver visto il video. Non so se ci saranno altri episodi, dipende da voi. Se vi piace così tanto posso anche sforzarmi di rifarlo, ma basta col super clown. Ragazzi, vi ringrazio di aver visto il video. Vi ringrazio di aver visto il segno, se non fate iscrivervi al canale, non ci vediamo al prossimo video. Qua da Stepney Clown è tutto. Bye!